Vergogna al Grande Fratello, Alessia Preti inquadrata mentre si trovava in bagno. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno degli errori di regia più imbarazzanti della storia del Grande Fratello. Ieri infatti nel reality di Canale 5 è successo qualcosa di veramente strano mentre una delle sue concorrenti si trovava in bagno. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Critiche e polemiche. Da qualche settimana a questa parte l'ultima edizione del Grande Fratello non fa altro che attirare su di sé una marea di critiche e di polemiche, dovute soprattutto ai suoi concorrenti e alla sua regia. I primi, infatti, fin dai primi giorni di trasmissione del reality, hanno cercato in tutti i modi di diventare in brevissimo tempo il cast più indisciplinato, ineducato e volgare che ci sia mai stato al GF. I concorrenti di quest'anno infatti fino ad oggi sono già stati accusati di comportamenti non adatti ad un programma televisivo, linguaggio scurrile. Offese a personaggi famosi, commenti irrispettosi nei confronti di siti religiosi, presunte bestemmie non punite, risse, ineducazione, bullismo ed aggressioni verbali e fisiche. Per quanto riguarda le ultime tre, sono tutte state fatte nei confronti della concorrente spagnola, Aida Mizar, da parte di quasi tutta la casa. Va detto inoltre che al lungo elenco appena citato vanno anche aggiunti vari casi di nudo che ci sono stati al GF nelle ultime settimane che hanno interessato i concorrenti. Alberto Mezzetti, Mariana Falace, Filippo Contri ed il super ospite dello show Rodrigo Alves alias Il Kenumano. Il punto più basso. Ieri l'ultima edizione del Grande Fratello, a detta di molti sui social, ha raggiunto veramente il suo punto più basso, mostrando in diretta video quello che succedeva fra le pareti del bagno della casa. Qualche ora fa infatti la regia 2 del reality si è soffermata per errore in bagno, mentre la concorrente Alessia Preti era intenta al suo interno a completare i suoi bisogni corporali. Le immagini della giovane in bagno ovviamente non sono durate tantissimo, ma soltanto lo spazio di alcuni secondi. Quanto basta comunque per far scatenare sui social una vera e propria rivolta nei confronti del reality di Barbara D'Urso. Va detto inoltre che il malcontento generale dei fans non è stato causato soltanto da tutto ciò che è stato elencato in questo articolo, ma è nato soprattutto a causa dell'improvvisa e inaspettata eliminazione di Aida Mizar, la concorrente che fino a quel momento deteneva la prima posizione in tutte le classifiche di gradimento dello show.